iniziale. Lavoro nella struttura di Rosignano, dove c'è un modulo cognitivo-comportamentale composto da soggetti affetti da modulo di Alzheimer. Dentro questa struttura c'è anche un centro diurno sempre per persone affette da Alzheimer. Volevo fare un piccolo passaggio sulle norme generali sulla FAD, in particolare ovviamente sul terzo settore. Come RDS cito l'articolo 28 del 1981, che spiega che negli atti di gara devono essere specificatamente indicati separatamente dall'importo della FAD, costa base d'asta, i costi relativi alla sicurezza. Questo è molto importante, perché i costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze per le quali è precluso qualsiasi ripasso. Ripreso anche dall'articolo 26, sempre del 1981, che indica a chi si aggiudica l'appalto a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro e trattato. Non succede quasi sempre. Quindi, se un ente non proprio si avvale di lavoratori subordinati o parasubordinati, è tenuto ad applicare tutte le previsioni del 1981 esattamente come se fosse una qualunque società o un'altra. Alcune problematiche dove, secondo me, il rapporto tra operatore e la persona assistita è molto delicato ed è assoluta fiducia. Per questo molte problematiche possono, a mio modesto parere, e devono essere risolte ascoltando il responsabile del lavoratore della sicurezza, ascoltando l'RDS, per permettere all'operatore di lavorare in sicurezza e nello stesso tempo mantenere un equilibrio psicofisico e di riservatezza assistenziale all'assistito. Faccio un esempio semplice che ho fatto sorridere, ma è l'esempio principale. Bisogna partire dalle cose semplici. Un esempio è il letto dove l'assistito viene diciamo, assistito dall'operatore. Molti anziani vogliono un letto che magari non è a Roma, perché ci vorrebbe un letto come nelle SA, che si alza, si abbassa, si gira. Però l'anziano vuole stare nei suoi affetti, quindi secondo me si può conciliare le due cose. È chiaro che se un operatore si trova ad assistere un anziano sul letto normale e non si può piegare più di tanto, bisogna permettere all'operatore di avere almeno un sollevatore. Questo permette di tutelare a livello di sicurezza l'operatore e nello stesso tempo tutelare anche l'assistito, perché l'ARI è una cosa molto particolare. Una cosa per essere una cosa è andare nel caso di persone. Un piccolo passaggio sul trasporto di disabili. Il trasporto dei disabili ci troviamo in un altro settore molto delicato. Per fare un esempio, può capitare di avere un mezzo dotato di tutti i requisiti di sicurezza, ma nonostante tutto possono sorgere problemi di sorveglianza all'interno del pulmino, diciamo, a causa della tipologia degli assistiti. Anche per questo è importante il ruolo dell'RDS, che confrontandosi con i datori di lavoro può risolvere problemi contingenti che non esistono sulla carta. Faccio un altro esempio semplicissimo che è capitato 3-4 giorni fa. Io sono RDS e sono anche del ramo sindacale. E quindi ogni giorno vengono questi operatori di pulmino. Un pulmino che ha tutte le norme di sicurezza, non è detto che con i ragazzi psichiatrici che ci sono dentro, l'operatore e anche i ragazzi ovviamente siano sicuri. Perché molte volte capita che vengono a trovarci gli operatori e ci dicano: io devo stare in fondo al pulmino, come dice il 1981, ma non ci posso stare in piedi perché non c'è cosa a sedere quando il pulmino è pieno.
Quindi vado davanti insieme all'autista, davanti insieme all'autista non ci si può riavvistare perché si dà le spalle ai ragazzi. Quindi questo è un classico esempio di un pulmino dotato di tutti i requisiti di sicurezza, ma c'è caso in caso, quindi sarebbe bene su queste cose che le ditte appaltatrici parlassero un attimino di più con il responsabile di sicurezza. Faccio l'ultimo passaggio, DVR. L'RLS, a mio modesto parere, lo dico così crudo e crudo, non può andare bene per mettere la firma sul DVR dopo averlo letto. E non non può andare bene per mettere la firma dopo averlo letto sul DVR e non andare bene invece della sua stesura. Delle due una, o l'RLS va sempre bene, o l'RLS non va bene. Tanto per essere chiaro. Questo è un problema per l'RLS, perché difficilmente l'RLS viene chiamato per la stesura del DVR. Chiudo, sono stato brevissimo. Rivolgendo un appello come RLS a tutte le istituzioni, ai datori di lavoro, alle forze sociali e a tutti i lavoratori. La sicurezza, oltre ad essere un dovere e un diritto, per me è anche un valore aggiunto, un grande valore. Quando parlo di sicurezza la associo al valore e viceversa, perché la sicurezza senza valore è come una nave senza timone. Grazie.